Bentornati nel mio canale. Oggi facciamo insieme il pane nel fornetto Versilia sul gas, un'ottima idea per non accendere il forno. È un pane morbidissimo e profumato. Lo andiamo a fare con il lievito di birra, quindi è una ricetta accessibile a tutti. Se volete, potete usare anche il lievito madre. Vi lascio nell'info box tutti gli ingredienti scritti. In 350 ml di acqua vado a sciogliere 10 g di lievito di birra fresco e aggiungo 2 cucchiaini di sale. La farina è 100 g di semola rimacinata di grano duro, 300 g di farina zero e 200 g di farina Manitoba. Aggiungete l'acqua con il lievito ed iniziate ad impastare. Aggiungete 50 ml di olio di oliva e 14 g di sale. Finite di impastare sulla spianatoia, dovete ottenere un impasto morbido e liscio. Fate riposare l'impasto sul piano di lavoro per 20 minuti e poi fate delle semplici pieghe. Fate questa operazione per 2 volte. Dopo le pieghe prendete il panetto, lo mettete in una ciotola, coprite e fate lievitare per 2-3 ore. Deve raddoppiare. Dopo la prima lievitazione rovesciate l'impasto sulla spianatoia e fate delle pezzature di circa 200 g l'una, tutte uguali. Pirlate e sistemate nel fornetto Versilia con carta forno, tutte alla stessa distanza, poi coprite con il coperchio e fate raddoppiare, all'incirca ci vorranno 2 ore. Mettete sul fornello medio e andate a cuocere per 5 minuti fiamma alta e poi 55 minuti fiamma bassissima. Eccolo qui pronto dopo un'ora, è morbidissimo, fate raffreddare e poi potete assaggiare. Continuate a seguirmi per altre ricette e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi che è gratis. Ciao!